comincia il periodo natalizio, c'è tanta gente in città, c'è un clima molto positivo, c'è anche un clima di festa. Io ricordo sempre che deve essere una festa di ottimismo e di speranza, anche di sobrietà, perché dobbiamo sempre pensare a chi soffre e chi sta in difficoltà. Però penso che ci meritiamo un po' di ottimismo e un po' di futuro dopo tanti anni di difficoltà. Ci vuole anche speranza, ovviamente. Oggi è anche una giornata di fede e quindi è importante questa Immacolata che tradizionalmente fa partire i festeggiamenti natalizi a Napoli. Si uniscono i sensi religiosi e civili nell'affidamento alla Madonna, una tradizione e una serie di gesti significativi che culminano con la deposizione dei fiori del comune di Napoli ai piedi e fra le braccia della Madonna sulla guglia dell'Immacolata, l'obelisco barocco in Piazza del Gesù Nuovo, settecentesco e ultimo in ordine cronologico dei tre grandi obelischi di Napoli con San Gennaro e San Domenico. Come ogni anno, l'operazione viene compiuta dai vigili del fuoco, dopo l'omelia dell'arcivescovo. Siamo riusciti a ritornare qua davanti a tutta la popolazione di Napoli. Negli anni passati non abbiamo mai abbandonato ovviamente questa attività e regalo che vogliamo fare alla nostra Madonna qui a Piazza del Gesù. Quest'anno l'abbiamo rifatto davanti a tutti. Negli anni scorsi alle 6 di mattina venivamo e non c'era nessuno. Adesso finalmente siamo riusciti a farlo insieme a tutti quanti. Tantissimi cittadini e turisti che in questo primo giorno di Ponte dell'Immacolata hanno affollato il centro storico e hanno potuto assistere alla tradizionale deposizione dei fiori, un vero e proprio boom che mette al centro il tema del turismo. Sì, c'è tanta voglia di festa, tanta voglia di Napoli e questo sicuramente è un messaggio positivo perché significa anche lavoro per tanti operatori, per economia per la nostra città. Quindi noi dobbiamo essere in grado di dare anche delle risposte di qualità come servizi per i turisti che vengono in città. Noi stiamo lavorando tanto in questa direzione e progressivamente miglioreremo sempre. Noi stiamo facendo un grande lavoro per sostenere le nostre istituzioni culturali perché questo è fondamentale non solo dal punto di vista proprio di quello che è la crescita delle nostre comunità, ma anche perché le istituzioni culturali sono anche un grande volano turistico. Se ci sono milioni di persone che vengono a Napoli e vengono in Campania, uno dei grandi attrattori, forse l'attrattore principale, sono proprio le istituzioni culturali. Quindi noi le dobbiamo valorizzare perché è un investimento che viene fatto, perché poi questo significa economia e ritorno, quindi lavoro. Entrate, quindi entrate per tutti, quindi entrate sulle tasse, entrate sull'IVA, quindi su questo bisogna essere molto attenti perché ovviamente poi Napoli è il grande motore di questo boom turistico della
della regione, quindi noi nel motore dobbiamo mettere la benzina.